Ciao amici, benvenuti nella recensione di The Callisto Protocol, un erete che non è. Prodotto Krafton, sviluppato da Steel King Distance Studio, gli ex sviluppatori di Dead Space, lingua in italiano, disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Ovviamente la versione per PlayStation 4 è retrocompatibile per PlayStation 5, la versione per Xbox One è retrocompatibile per Xbox Series X e S. Mi pare che c'è anche l'aggiornamento a pagamento, non vorrei dire una cavolata, ma mi pare di sì. Supporto di 4K, sì, ray tracing attivo no. Prezzo di lancio 59,90 per quanto riguarda la versione PlayStation 4 Xbox One. 69,90, circa 70 euro, facevo cifra rotonda, per PlayStation 5, Xbox Series X e S. Genere survival horror action, anzi, a dire la verità, è un action horror e basta. Ma ci arriviamo con calma. Parliamo della trama. L'ambientazione di gioco è di 300 anni nel futuro. Il giocatore vestirà i panni di Jacob Lee, che per un sfortunato motivo si ritroverà prigioniero e rinchiuso nella prigione di Black Iron, carcere di massima sicurezza situata su Callisto, la luna, diciamo la luna morta di Giove. Da lì poi ci sono degli strani avvenimenti. La prigione viene invasa da strane creature e Jacob dovrà farsi strada per cercare di sopravvivere. Mi fermo qua per evitare spoiler. Parliamo invece dall'aspetto tecnico. Allora, partiamo dalle cose positive. La prigione di The Callisto ha diverse location che risultano essere ben dettagliate, realistiche e, diciamo, con frame rate abbastanza stabile. Diciamo perché ci sono alcuni momenti che perdono un pochino i tocchi. Insomma, su PC è un disastro. Come potete vedere dalle recensioni su Steam, su PC è uscito un po' disastroso. Speriamo che comunque è già uscita una patch correttiva. Buono anche il design dei nemici e dei personaggi, che risultano essere curati e dettagliati con animazioni fluide, ma che purtroppo non fanno molta paura e anche i nemici sono poco vari. Il sonoro dal punto di vista delle musiche è ben implementato. Per quanto riguarda il doppiaggio in italiano, purtroppo urge una patch. Ci sono in certi momenti che i personaggi parlano in inglese in modo automatico e in certi altri momenti l'audio si sente troppo basso. Anche qui dovrebbe essere uscita una patch che ha corretto un po' questo piccolo problema che è un po' grave per un lancio di gioco. Io adesso direi di andare un po' a vedere un po' com'è il gameplay. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua con la parte del gameplay. Allora, come abbiamo detto prima, purtroppo chi si aspettava un degno erede di Dead Space, che voleva un survival horror action fatto come si deve dagli ex creatori di Dead Space, sarà un pochino deluso, perché questo gioco qua è tutt'altro che un survival horror, è un action horror e basta. Ci sono alcune similitudini di Dead Space, ad esempio gli smembramenti dei nemici, la possibilità di agguantarli con il guanto GRP che funziona come una sorta di telecinesi. Praticamente noi possiamo catturare il nemico, scagliarlo contro un muro o contro una trivella e praticamente ridurlo a brandelli. O se no viceversa, possiamo prendere un oggetto e scagliarlo contro il nemico. Insomma, in totale una scena sanguinolenta, traculenta e diciamo molto splatter. Finisce qui la similitudine. The Callisto Protocol punta esclusivamente a caricare i nemici con attacchi corpo a corpo e ovviamente più avanti potremo anche utilizzare le armi da fuoco. Insomma, combinare l'attacco corpo a corpo e poi spararli con un'arma da fuoco, questo è il gameplay di The Callisto. Tutto azione, go go. Le sequenze di azione non sono fatte male, anzi, sono fatte bene, possono anche divertire, risultano essere impegnative. Diciamo che la tensione in The Callisto Protocol non è come in Dead Space, che c'era il nemico che ti attaccava all'improvviso, c'erano le munizioni da dosare. Qui la tensione è un po' in maniera diversa, sarebbe far fuori il nemico prima che i nemici ti circondano, ecco. I nemici in certi livelli saranno tanti, quindi è facile che ti circondano e cerco di ammazzarti il più rapidamente possibile. Quindi il giocatore, diciamo che a livello di tensione, deve far fuori il nemico più velocemente possibile prima che sia circondato. Però non c'è momenti di paura e tensione dove dice: oh, caspita, che il nemico è uscito fuori all'improvviso, ho preso diciamo, un salto sulla sedia. No, qui la paura purtroppo non c'è. Come avevo detto prima, è un action horror. Poi vabbè, c'è alcune fasi stealth dove possiamo prendere alle spalle i nemici, ma queste sono
diciamo, messi, diciamo, giusto per mettere un po' di varietà, che poi alla fine si traduce tutto in combattimenti e sparatoria. Poi non mancano anche momenti di esplorazione, alla ricerca di collezionabili con qualche piccolo enigma da risolvere per poter progredire nell'avventura. E poi anche la trama. La trama sì è interessante, ma la relazione tra i personaggi avviene in modo frettoloso, che tante volte non si capisce come si siano stretti i legami, tra virgolette, rimane un po' confusionaria. E adesso direi da passare un po' per dirvi un po' se vi consiglio o no The Callisto Protocol. Ci vediamo tra poco. Vabbè, iniziamo. Eccoci qua con la fine della recensione di Callisto Protocol. Ragazzi, io ho imparato una cosa nelle mie esperienze di videogiochi, che spesse volte anch'io ci casco purtroppo. Bisogna stare attenti all'hype, al marketing, perché spesse volte causa, diciamo, false speranze, causa illusioni e anche finte aspettative. The Callisto Protocol non è un degno erede di Dead Space, su questo non ci piove. Non è né un capolavoro, neanche un brutto gioco. È un buon action horror, ma non un survival horror. Insomma, chi si aspettava un survival horror alla Dead Space purtroppo si ritroverà come tanti deluso e ovviamente si incazzerà per via del marketing illusorio che hanno messo su in piedi nell'arco dell'annuncio del gioco fino ad arrivare alla data di uscita effettiva. Poi specialmente chi ha la versione PC, io conosco alcuni giocatori, ho letto anche le recensioni, purtroppo ho avuto anche molti problemi per quanto riguarda il frame rate e altri problemi tecnici. Poi c'è stato anche il problema dell'audio. Certo, adesso è uscita una patch, ha corretto diciamo questi difetti, però non mi puoi far passare un gioco per quello che non è, soprattutto con un lancio tra virgolette disastroso. Io do un consiglio, non è brutto, perché ha una trama comunque piacevole, anche se un po' frettolosa alla rinfusa, però è godibile. Ha un gameplay che tutto sommato sa divertire, sa intrattenere, è abbastanza impegnativo. Certo, non mette paura, perché non è come Dead Space che i mostri ti capitano all'improvviso, ti fanno fare il salto sulla sedia. Qui la tensione è su un altro concetto, come avevo detto prima, il concetto di tensione è durante gli scontri, cioè il giocatore deve cercare di far fuori il nemico il più velocemente possibile per non essere circondato da altri mostri, perché può capitare di trovarsi un sacco di mostri in una determinata area e lì bisogna stare attenti. Ovviamente la tensione sale per dire, oh cazzo, c'è un altro mostro dall'altra parte sulle spalle, devo cercare di far fuori questo. Diciamo che The Callisto Protocol spinge di più sull'attacco, ecco, appunto un action horror. Secondo me conviene prenderlo se amate questo tipo di genere. Chi cerca un survival horror alla Dead Space o come i primi Resident Evil, ovviamente ci sono altri titoli. L'unica cosa, non compratelo a prezzo pieno, prendetelo a un prezzo diciamo un pochettino basso, giusto per i problemi che purtroppo ho avuto. Ragazzi, questa è la fine del Callisto Protocol, spero che vi sia piaciuta, anche voi nei commenti fatemi sapere il vostro punto di vista, magari siete in disaccordo con me, magari non... avete un'opinione diversa, fatemelo sapere anche voi nei vostri commenti, perché è giusto anche che voi esprimiate la vostra opinione. Niente, per il resto noi ci vediamo per i prossimi video, spero che questo vi sia piaciuto, il link in descrizione come sempre trovate le solite informazioni e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da un misterioso da Lady Blue, da vostro amico Bomber e ovviamente per le prossime puntate. Non mancate, mi raccomando, pian pianino usciranno. Bye bye!